diretta con Caffè Affari. Diamo subito uno sguardo al cambio euro-dollaro. Ricordiamo che il dato centrale che oggi aspetta l'Europa è quello sul PIL relativo al quarto trimestre, che andrà a descrivere dunque la crescita economica della zona euro, in pubblicazione oggi alle 11. Il cambio euro-dollaro resta poco mosso in attesa del dato sul PIL, resta dunque stabile in questo momento in figura 1,10. Per quanto riguarda ovviamente l'indicazione principale, le attese sono rivolte poi a giovedì, quando si va a riunire la Banca Centrale Europea e si deciderà in materia di tassi sui depositi, che potrebbero vedere un ulteriore taglio, e ancora mettere mano alla politica monetaria accomodante che la BCE ha avviato dallo scorso 9 marzo. Vi ricordo che seguiremo in diretta giovedì i passaggi fondamentali della decisione della BCE, prima con l'annuncio sui tassi di interesse e poi ancora la conferenza stampa del Presidente e infine uno speciale dedicato al tema alle 16:10. Mancano davvero pochi minuti all'apertura delle contrattazioni sul fronte europeo e allora le andiamo a commentare subito assieme, almeno nelle attese, con Salvatore Gazziano di Soldi Expert, a cui do subito il buongiorno. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Gazziano, subito la prima domanda. Prima ricordo ai nostri telespettatori i contatti per poter interagire con la nostra redazione e porre le domande in diretta. Potete inviare un sms al 366-6282-858 oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook o sul nostro account di Twitter. Tra brevissimo con la grafica vedremo anche assieme i contatti, in modo da poterci contattare in tutti i modi possibili. Intanto, in attesa delle prime domande, Gazziano, le pongo io il primo quesito, ossia quello di una debolezza in questo momento che vediamo soprattutto a livello bancario. Ieri hanno già scontato la decisione sui tassi le nostre banche. Ecco, c'è anche un report di Credit Suisse che dice un ulteriore taglio sui tassi dei depositi farebbe molto male in primis proprio alle banche italiane. Ci aiuti a capire le prospettive allora dal punto di vista finanziario? Sì, diciamo che da qualche settimana stiamo iniziando a vedere diversi report pubblicati da case d'affari, proprio spesso di emanazione bancarie, che pongono grande scetticismo sulle misure espansive previste che il Consiglio Direttivo della BCE potrà porre in essere giovedì. E sicuramente il tema delle misure che tendono a far aumentare la liquidità riducendo i tassi di interesse è qualcosa che ormai da circa un anno e mezzo che vediamo in azione, ha anche degli effetti collaterali e quindi da questo punto di vista l'entusiasmo che c'era nel passato su queste misure inizia un po' a affievolirsi e inizia a perdere probabilmente la lettura del report di Credit Suisse, come peraltro anche è uscito anche un report abbastanza quasi negativo da parte di JP Morgan proprio sul settore bancario, o ricorderei anche qualche giorno fa le dichiarazioni di Bill Gross, famoso gestore oggi di Janus, considerato un po' il re dei bond, che diciamo consigliano quasi di star fuori dal settore bancario perché lo considerano un settore molto a rischio per le pressioni regolatorie sempre più severe, ma anche proprio sul fatto che i tassi di interesse sempre più bassi e negativi rappresentano per le banche di fatto una ulteriore tegola sulla loro redditività sia nel breve che nel lungo, perché ricordiamo che questa manovra da una parte stiamo vedendo sui risultati che non sta spingendo l'inflazione a crescere, i consumi, dall'altra significa comunque per le generazioni future o fra 15-20 anni in termini di rendimento su fondi pensione, su prodotti di medio-lungo periodo, avere rendimenti più bassi. Quindi da questo punto di vista vi è un po' di scetticismo nel settore, che sicuramente è comprensibile perché si inquadra in un quadro come quello del settore bancario che vede comunque, ricordiamo, dal 2007 a oggi circa l'80% in meno del valore dei prezzi. Sono andato a vedere recentemente anche i dati di la banca d'affari considerata la numero al mondo come profittabilità, che è Goldman Sachs, che comunque negli ultimi 7-8 anni ha fatto fatica a rimanere come margini di profitto assolutamente comparabili con quelli del passato. Parliamo e allora della banca. Gazziano, viste queste prospettive, visto questo scenario, che cosa bisogna consigliare in questo momento a chi detiene i titoli in portafoglio, i titoli bancari che, come dicevano, hanno perso molto anche all'inizio dell'anno? Ma diciamo, personalmente da diverso tempo sul settore bancario abbiamo messo
un bel semaforo rosso che diventa però verde o quasi giallo per le banche che hanno dimostrato in questi anni di sapersi più facilmente adeguare al nuovo modello del settore. Lo stesso Bill Gross dice che oggi il settore bancario non sarà ben diverso da quello che vedremo nei prossimi anni, e se anche andiamo a vedere in borsa ai prezzi dei titoli bancari vediamo che alcune banche comunque in questi anni hanno raggiunto in questi mesi e persino prezzi quasi vicini ai massimi. Quali penso banche? A Banca I, Banca Ifis per esempio è una banca di queste, nelle banche tradizionali Credito Indiano, fra le banche diciamo digitali, fra quelle che maggiormente hanno puntato sul web, sul cosiddetto fintech, penso a Fineco. Questo per dire che l'investitore risparmiatore, più che ragionare in termini solo di comparti, deve anche ragionare su come all'interno di ciascun settore alcune società riescono meglio di altre ad adeguarsi a uno scenario che muta. E se c'è uno scenario che muta in maniera profonda, sono stato qualche settimana fa a Londra alla fiera più importanti in Europa fra quelle considerate del cosiddetto fintech, si chiama Finovate, e c'erano 72 start-up nel settore che presentavano novità e molte, tra l'altro anche molte banche italiane. Oggi si rendono conto che se non innovano e non cambiano il loro modello di business, questo settore è destinato a cambiare molto rapidamente e chi non si adegua sicuramente è destinato a perdere quote di mercato molto importanti, come stiamo vedendo anche dal punto di vista borsistico. Quindi le quotazioni di borsa in realtà stanno riflettendo un po' in tutto il mondo un cambiamento molto forte che c'è nel settore. Quindi secondo lei per le banche che ha citato, quelle i cui fondamentali sono forti, in qualche modo anche se la decisione della BCE dovesse venire confermata, secondo le ipotesi che invece circolano in questo momento, quindi un taglio effettivo ulteriore dei tassi di deposito bancari, non dovrebbero esserci problemi, dunque lei punterebbe su quelle banche? Sì, sicuramente banche forti, banche ben presenti come modello di business, e banche che anche hanno altre idee che puntare su fusioni e acquisizioni, potrei dire con una battuta un po' provocatoria, visto che spesso in Italia questo è stato il leitmotiv del settore bancario in questi anni. Quindi ovviamente in questo momento ci viene da citare le banche protagoniste che sono certo, del risico bancario, quindi BPM e Banco Popolare. Ovviamente. Esatto. Ci vuole qualche altra idea in più che puntare solo su quello, perché già l'Italia è uno dei paesi con il maggior numero di sportelli bancari e questo settore non si costruirà in questo modo, e addirittura ci sono studi che dicono che ormai dentro gli sportelli bancari in paesi nordici ormai passa meno del 2-3% delle transazioni. Ecco, le pongo subito la domanda del signor Fabio che ci chiede se il titolo Intesa secondo lei può tornare a livello di 2,39 euro. Diciamo che Intesa è fra le banche diciamo cosiddette sistemiche più importanti e sicuramente più interessante. Non capisco il livello che pone come prezzo, perché il titolo mi risulta che vale già adesso più di 2,39 forse. Sì, 2,4 stiamo vedendo in questo momento accanto sì, a lei, 2,46. Esatto. Quindi diciamo che ne avevamo parlato alcune settimane fa, sicuramente diciamo intorno ai 2,4 era un livello importante per il titolo che ha diciamo raggiunto il superato a ribasso, ma su cui diciamo in questo momento sta cercando di ripartire. Diciamo che l'attuale fascia è sicuramente importante, credo che forse il livello su cui il risparmiatore guarda è il ritorno verso i massimi intorno a 3 euro, 3 euro e mezzo. Sicuramente Intesa è fra le banche italiane fra le più interessanti, quelle capaci più di sapersi adeguare allo scenario nonostante la massa molto importante con cui si deve muovere, cosa che spesso personalmente ha visto spesso le banche medio piccole più veloci ad adeguarsi a uno scenario che poi ricorda un po' quello dell'evoluzionismo, cioè nel senso che chi non si adegua è destinato a rimanere indietro. Però devo dire che Intesa e anche le azioni di risparmio sono in un portafoglio, diciamo non sono nel nostro portafoglio, però diciamo fra le banche italiane sono sicuramente considerate fra quelle meglio messe sul mercato. Andiamo rapidamente perché stanno arrivando davvero molte domande. Le chiedo subito invece di Banca Carige, per restare ancora ben ancorati al comparto bancario che fa da padrone ancora in questa giornata. Abbiamo visto poco fa accanto a lei la performance delle banche da inizio dell'anno e sembra quasi un bollettino di guerra se pensiamo al valore delle azioni in borsa. Banca Carige ha perso dall'inizio del 2016 il 58%, Monte dei Paschi di Siena il 56%. Ecco, su Carige ci sono in questo momento le varie formazioni per le liste che sono in pole position per la composizione del nuovo CDA. Ecco, quali sono le prospettive su Carige e quanto davvero le notizie relative ai nuovi esponenti del CDA potrebbero muovere il titolo? Ma diciamo che adesso Carige è una banca che ha
sicuramente ricevuto una nuova tegola settimana scorsa con la richiesta della BCE di rivedere il piano, ma soprattutto la cosiddetta richiesta di nuovo funding che il mercato ha tradotto con un nuovo possibile aumento di capitale che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi. Un aumento di capitale che abbiamo visto che per queste banche è qualcosa di molto negativo, poiché i nuovi azionisti e anche i vecchi faticano molto ad aprire il borsellino per banche che hanno dimostrato in questi anni di non riuscire a uscire dalle secche. E nel caso di Banca Carige, erano notizie anche di questi giorni di voci che danno sia Carige che MPS, oltre le due banche venete, sotto una sorta di vigilanza speciale da parte della BCE per quello che riguarda le masse, poiché in questi mesi sicuramente il caso più eclatante, quello di Banca Popolare di Vicenza, hanno visto la raccolta diminuire di oltre il 23%. Questo rende sempre più complicato per queste banche, per i cosiddetti piani industriali, riuscire a raggiungere questa situazione. Quindi per queste banche è importante sicuramente che si formino delle liste, ma soprattutto si formino degli azionisti, diciamo, di peso, che siano disposti a sopportare anche un peso di aumenti di capitale, mettere soldi dentro queste banche in maniera significativa, poiché non è qua che purtroppo si può discutere solo di poltrone, ma quello che queste banche hanno bisogno è di piani molto concreti e di capitali superiori a quelli che attualmente il mercato vede investiti su queste società come patrimonio. E poi Gazziano, rapidamente, come vede lei l'ingresso in borsa della Banca Popolare di Vicenza? È stato deciso, ricordiamolo, sabato in assemblea. Diciamo che è un tema su cui purtroppo alcuni anni fa abbiamo già iniziato a trattare, segnalando un po' inascoltati allora l'allarme che doveva esserci su questa banca. Sicuramente da una parte la BCE ha minacciato che se gli azionisti non avessero aderito a tutte e tre le proposte sarebbe finita male. Mi preoccupa molto, devo dire francamente, la situazione di Veneto Banca e di Vicenza, poiché un alto livello di inoptato potrebbe significare per queste banche, non solo per le banche, ma per il sistema italiano, un'ulteriore, diciamo, fonte di allarme proprio per tutto il comparto. E devo dire che molti risparmiatori, che anche abbiamo sentito in questi giorni, sono veramente molto perplessi se aprire di nuovo il portafoglio. E il fatto che le due banche nazionali, Intesa e Unicredit, si trovino a dover gestire questa patata bollente mi preoccupa un poco. Quindi ancora molta cautela, e ne parleremo ancora nelle prossime settimane, ovviamente quando maggiori dettagli saranno chiariti per l'ingresso in borsa di Banca Popolare di Vicenza. C'è una domanda molto interessante che ci pone il signor Andrea. Buongiorno, qual è la migliore decisione di Draghi, ossia quella migliore che potrebbe prendere, che potrebbe dare davvero nuova spinta positiva ai mercati? Domanda sicuramente interessante, ma devo dire che anche sentendo i commenti di alcuni esperti, opinionisti, quello che io credo che qualsiasi cosa annunci come misure concrete potrebbe essere giudicata non sufficiente, però oggi viviamo nell'epoca più della percezione che della realtà, come forse già quasi un secolo fa Pirandello bene aveva raccontato. Credo che, come l'altra volta aveva detto Draghi, che sarebbe stato disponibile a fare qualsiasi cosa, credo che quello che conti è l'atteggiamento e il fatto che lui possa dimostrare che possa mettere in campo misure veramente straordinarie, e soprattutto dire questo avendo un minimo di consenso da parte dei falchi della Bundesbank. Se non avrà quello, devo dire che la sua situazione in questo momento è molto difficile. Abbiamo letto ieri anche la Banca Regolamenti Internazionali, che di fatto ha quasi tolto armi al messaggio che potrà dare giovedì Draghi. Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF, grazie per essere stato con noi. Salvatore, alla prossima occasione. Grazie a voi. È ora tempo di entrare in countdown, mancano davvero pochissimi secondi all'apertura delle contrattazioni in Europa.